Ovale 110, questi gli highlights di gara 2. Ecco, vediamo la partenza. È scattato molto bene Filippo Amico con il numero 27, ma ancora meglio Lorenzo Poma dalla pole position, mentre Francesco Marzo, vincitore di gara 1, si inserisce in terza posizione. Poi anche il numero 34, che scatta dalla seconda fila, Valentino Pozzi, si fa vedere là davanti, così come Edoardo Colarusso, che era stato grande protagonista di gara 1 e di gara 2 in quel di Magione. Ma a un certo punto abbiamo capito subito che Francesco Marzo era in grado di staccarsi dal gruppo. Ha preso un certo margine, quando il suo vantaggio è arrivato a superare il secondo e mezzo, per lui la gara è stata abbastanza conservativa, mentre la battaglia si è concentrata fra questi tre piloti che hanno dato grandissimo spettacolo, vale a dire Poma, Amico e Pozzi, che hanno battagliato e si sono superati costantemente per tutta la durata della gara. Ecco, lo vedete con il numero 27 Amico, con il numero 5 Poma, con il numero 34 Pozzi, eccoli qua che appunto arrivano in volata sul rettilineo dietro a Francesco Marzo, che si conferma vincitore, e poi appunto il podio con Filippo Amico secondo e Lorenzo Poma in terza posizione. Coppa Italia Junior, gara 2, gli Knights di Ortona. Ecco la partenza dalla pole per Venturini, che però armeggia un po' con il cambio. Ne approfitta Mottola, che guadagna subito il comando delle operazioni e cercherà in qualche modo di contrastare la superiorità di Pierfrancesco Venturini, che in gara 1 era stato protagonista di un problema tecnico e nonostante quello appunto era andato comunque a vincere. Quindi, ben consapevole di questa situazione, Mottola si è messo a spingere davvero molto molto forte, e in terza posizione poi naturalmente è arrivato Salaroli, che aveva chiuso sul podio appunto anche gara 1. Qui vedete un piccolo errore di Venturini, Mottola ne approfitta, cerca di approfittarne anche Salaroli, che però rimane terzo, e questo terzetto ha dato vita a una bellissima gara con tanti sorpassi e soprattutto con tanti interrogativi che ci siamo posti nel corso dello svolgimento, per capire se appunto effettivamente Venturini aveva quel qualcosa in più da spendere, oppure se era anche lui insomma al limite. Qua ancora Salaroli prova all'interno e trova il sorpasso per la seconda posizione, si arriva verso le ultime fasi e quindi Venturini rompe gli indugi, passa al comando, prende qualche decimino di vantaggio, andando come dicevo a siglare il giro veloce della corsa nell'ultima tornata di gara. Questa è la variante del mare prima della curva Ortona, 1.73 per Venturini, che si aggiudica gara e giro veloce, Mottola secondo e Salaroli terzo sul podio. FIM Mini GP Italy Series Ovale 190 gara 2, una gara molto particolare perché parte ovviamente con l'asfalto bagnato. Speravamo naturalmente di poter evitare almeno in quest'ultima gara di giornata la pioggia, invece così non è stato, ma ad ogni modo partiamo con la gara bagnata e la pioggia continua ad intensificarsi. Questo, ecco, lo vedete nelle immagini, chiaramente crea qualche problema ai piloti, fra l'altro molto bravi in alcuni casi a evitare le cadute. Là davanti intanto si sono insomma distanziati qualche dritto, ecco, anche in questo caso, ma fortunatamente non c'è la caduta per un pilota. Dicevo, Luca Rizzi e Lorenzo Fino là davanti prendono un pochino il largo, e questo è proprio con il numero 11 Luca Rizzi, vedete, Fino alle sue spalle. Poi purtroppo la scivolata di un altro pilota che stava risalendo in terza posizione, stava conducendo una bellissima gara, e qui appunto vediamo con il numero 18 Vianello che purtroppo vede la caduta del numero 12, quindi di Sebastian Ferrucci, anche lui sfortunato protagonista di questa gara 2. E poi appunto ci siamo concentrati in particolar modo sui primi due, stavamo in qualche modo cercando di ipotizzare chi dei due fosse avvantaggiato. Bandiera rossa, la classifica viene appunto aggiornata al giro precedente.
FIM Mini GP Italy Series ovale 160 gare 2, ecco la partenza, scatta bene appunto dalla seconda casella Michael Colazzo, che era stato appunto vincitore di gara 1 e anche in questo caso riesce a imporre il suo ritmo e prendere piano piano un piccolo margine, piccolo che poi diventa insomma piuttosto importante, fino addirittura a salire a 3 secondi e mezzo. Dietro naturalmente in furia la battaglia con Giorgio Formisano, che era stato un pochino in ombra in gara 1, invece è esploso in gara 2, soprattutto nella fase centrale della corsa, così come l'ottimo Alessandro Lora e poi anche Carmelo Greco e Daniel Putorti. Vedete gruppone incredibile alle spalle del battistrada, che ha cominciato una lotta che ha tenuto piede per tutta la durata della gara. Fra questi anche naturalmente Mattia Gabrielli, che era stato grande protagonista di gara 1 e che nonostante qualche difficoltà in più in questa gara 2 è riuscito comunque a difendersi e a terminare addirittura sul podio. Ecco l'errore, uscito, l'errore, sì, di Formisano, esatto, che gli è costato purtroppo la lotta per il podio, andrà a terminare in ottava posizione. Qui sono le ultime battute, quando gli inseguitori avevano recuperato un pochino nei confronti appunto di Colazzo, ma poi alla fine Colazzo vince indisturbato davanti a Mattia Gabrielli e Alessandro Lora.